Ciao a tutti ragazzi. Con questo video volevamo fare una sorta di calciomercato per quanto riguarda la Juventus, un po' un mercato che faremo noi, tenendo conto appunto anche delle esigenze del club e di altri fattori, quindi un mercato abbastanza realistico. Sappiamo che Paratici ha lasciato la società dopo 11 anni e al suo posto è arrivato arriva bene. Un po' un gioco di parole, ma si chiama così il dirigente. Ha lavorato diversi anni nel settore della Formula 1 e sarà interessante capire che strategie avrà in mente. Il calcio mercato degli ultimi anni in casa Juventus non è stato prolifico e quindi noi vogliamo provare a dare una piccola soluzione per come la Juventus potrebbe appunto costruire una squadra più competitiva di quello che è adesso. Per prima cosa bisogna tenere conto di questo fattore, il mercato reale non è il mercato di FIFA. Su FIFA prendi la Juventus, vendi Danilo, Bernardeschi, Chiellini, Bonucci, Alexandro e ti compri Alfonso Davis e Marquinhos, magari inserendo uno di quei calciatori nella trattativa. La realtà però è un'altra cosa. La priorità della Juventus è un centrocampista, seguito da una prima punta e un terzino sinistro. E non finisce qua. Morata sembra essere in uscita, e il centrocampo è il punto debole della squadra. Sappiamo come avere 300 milioni e prendere 7 giocatori in un'annata non porti a grandi risultati. Il Chelsea, se ci pensate, ha vinto grazie a Mount del vivaio, Kanté, Thiago Silva preso a parametro zero e non di certo grazie a Werner e Ziyech. Poi sì, Havertz ha avuto i suoi meriti, ma il grande lavoro in finale lo ha fatto Mount con quel meraviglioso filtrante. Abbiamo già dimostrato l'inefficienza del mercato da FIFA in più video passati la Juve non può permettersi di spendere cifre esorbitanti per quanto riguarda il mercato partendo dal modulo secondo noi la Juventus di Allegri dovrebbe giocare con il 4-3-3 addentrandoci ora a quelli che sono i nostri acquisti mi invitiamo a guardare il video fino alla fine mi raccomando il primo acquisto che porterei a termine è Javi Martinez campione del mondo ed Europa con la Spagna e vincitore di due triplette col Bayern solo per citarne due Arrivato al Bayern nel 2012 per 40 milioni è un mediano che può fare anche al centrale difensivo, il che farebbe molto comodo alla Juve. Prima scelta senza esitazioni. La seconda opzione che ci viene in mente è lo scambio di Bale e Pogba. L'attaccante argentino va già rifiutato lo scambio e tolto lo United Non ci sono squadre tra le prime 10 al mondo che hanno bisogno di un esterno d'attacco destro. L'attaccante va rifiutato 10 milioni a stagione dalla Juve. C'è anche questo problema. La terza opzione che c'è in mente è Lorenzo Pellegrini della Roma. Conosce molto bene il nostro campionato: è versatile ed è molto abile negli assist. Non ha mai fatto parlare di sé per comportamenti scorretti fuori dal campo. Ha 25 anni, per cui ha ancora davanti a sé diversi anni di carriera. La quarta opzione è Manuel Locatelli: registra bravo anche nei lanci alti. È un classe 98. Ha disputato una buona stagione con De Zerbi ed è titolare nell'Italia di Mancini. Il giocatore avrebbe dato l'ok ok per il trasferimento. Per me i tre di centrocampo dovrebbero essere Avi Martinez nella mediana, classe 88, e una grandissima esperienza. Gli altri due dovrebbero essere McKenny, un Jolly di centrocampo che entra anche in aria ed è preciso nei passaggi corti. L'altro giocatore per me dovrebbe essere Nicola Fagioli. Gli va dato minutaggio in campionato, mentre in Champions farei giocare Ramsey o Arthur. O in alternativa Rabiot e farei entrare il talento classe 2001 dalla panchina. Metterei sul mercato Bentancur e Ramsey, il gallese ha un ingaggio pesante e gioca poco, per cui Javi Martinez, McKennie McKenny Fagioli titolari nel 4-3-3. Passiamo adesso al reparto attaccanti, Bernardeschi con Allegri aveva giocato bene, anche con Mancini, questo perché entrambi gli allenatori lo hanno fatto giocare come esterno destro nel 4-3-3. Cosa non capita da Sarri e Pirlo, l'esterno toscano non ha mercato e vorrà sicuramente rimanere alla Juve per cui l'unica opzione è tenerlo e rimetterlo nel suo ruolo. Dybala di è difficile da cedere, vuole più di 10 milioni di euro a stagione, si rompe spesso, è discontinuo, nessun top club ha bisogno di un calciatore nel suo ruolo e lo stesso calciatore aveva rifiutato lo United che gioca in Champions. Quindi, Dybala o la Juventus lo tiene oppure lo cede in Medio Oriente. Non ci risulta che ci siano esterni d'attacco dei top club scontenti, che quindi potrebbero arrivare alla Juve nello scambio con Dybala. Ronaldo va venduto e basta, ha uno stipendio troppo elevato e la squadra gioca meglio senza di lui. È un problema, vuole battere le punizioni, non si può sostituire e prende 31 milioni netti a stagione. Morata sembra essere in uscita, io lo otterrei se fossi la Juventus. Non credo che verranno acceduti entrambi. Dunque, se la Juve dovesse vendere Ronaldo e Morata, io prenderei Lewandowski a parametro zero dal Bayern Monaco. Si parla di uno dei tre attaccanti più forti al mondo e lo acquisterei senza esitazioni. Non si può però acquistarlo e lasciare in panchina Ronaldo e Morata. Non vorranno, dal punto di vista economico sarebbe infattibile. Se l'attaccante polacco non dovesse svincolarsi, alla fine procederei così. Facciamo finta che la società venda uno tra Ronaldo e Morata. Come prima scelta punterei su Kane del Tottenham. Il prolifico attaccante è in uscita e il suo club non disputa la Champions. Mauricard in uscita al PSG è la seconda scelta. Conosce molto bene il nostro campionato e ha la qualità d'attaccante puro. Le altre due scelte, in ordine, sarebbero Zapata e Muriel. Costerebbero più di Cardi sia uno che l'altro, è un problema, ma sono più forti. Come sesto nome punterei su Lautaro Martinez, così vado a indebolire una diretta avversaria. Lukaku vuole restare all'Inter, Moise Keane lo lascerei perdere. Allegri non aveva creduto in lui e Mancini stranamente non lo ha convocato agli europei. Chissà se si sarà comportato male. Non bisogna certo strapagare i talenti, bisogna puntare su delle garanzie che non segnino solo perché si trovano in campionati con difese scarse come quelle tedesche e portoghesi. Lewandowski ha dimostrato di segnare tanto anche altrove. Riassumendo comunque, penso che sia quasi impossibile che la società riesca a vendere sia Morata che Ronaldo. Si possono anche inserire questi due calciatori per arrivare ad altri attaccanti nominati in precedenza. Promuoverei in prima squadra Cosimo da Graca della Primavera e lo farei giocare con continuità almeno in Coppa Italia. Ha talento. Oppure lo manderei in prestito secco Ludinese o in un altro club che sappia lavorare bene con i giovani. È una seconda punta o esterno d'attacco promettente. Parliamo ora della questione legata al terzino sinistro. Frabotta lo manderei in prestito e Alexandro lo venderei subito, anche per risolvere il problema del permesso di lavoro degli extracomunitari. Il primo nome che mi viene in mente è Marcelo del Real Madrid a parametro zero. Non sarà quello di qualche anno fa. Ma ti porti in casa uno che ha vinto di tutto e sicuramente sarà molto più forte di Alexandro, poco ma sicuro. Gossens costa troppo, si parla di 60 milioni, è fuori portata. Te ha detto che vuole rimanere al Milan ed eviterei di pagare tanto dei terzini della Bundesliga o altri campionati con difese mediocri. Un altro terzino a sinistro che mi viene in mente è Spinazzola della Roma. La Juventus ha pensato bene di cedere Romero e Spinazzola. Il primo è il centrale più forte della Serie A e ha vinto pure il premio a riguardo, il secondo è il terzino italiano più forte. Non vanno ceduti così questi talenti, non si può mandare un classe 98 in prestito con diritto di riscatto dopo che al Genoa, a 21 anni, aveva disputato una buona stagione. Anche Milan con Locatelli ha fatto una cavolata assurda, non si fa così, Spinazzola andrebbe acquistato, conosce bene l'ambiente e gioca in Serie A, non in Portogallo o chissà dove. Un altro calciatore che acquisterei è Gaia, classe 95, che ha sempre militato nel Valencia e gioca spesso anche con la nazionale spagnola. Può giocare su tutta la fascia a sinistra, è veloce, è bravo nel dribbling, due qualità che mancano ad Alexandro e che farebbero comodo. Il calciatore avrà anche voglia di disputare la Champions League. Poi, se la società riesce a sondare qualche terzino sinistro in uscita, di squadre forti del campionato inglese, francese, spagnolo, italiano, proceda pure. Parliamo poi del discorso portiere. Prenderei Donna Rum a parametro 0 e venderei il portiere polacco. Basta pagargli l'ingaggio e se Raiola inizierà a fare follie, basterà venderlo o, se proprio, perderlo a parametro 0. Non sarà un grande problema. Il secondo portiere che mi viene in mente è il connazionale Dragoschi. il portiere classe 97. Sono due anni che sta giocando molto bene. È completo e avrà voglia di giocare la Champions League. Tra l'altro gioca in Serie A e ha salvato diverse partite con difese non proprio fenomenali. Come terzo portiere mi viene in mente Sirigu. Ottimo portiere, affidabile che ha subito diversi gol spesso per colpa della difesa mediocre. Verrebbe pagato poco. Come quarto nome c'è Pickford l'Everton. È il portiere della nazionale inglese. Come quinto direi Navas, che tra i pali è uno dei migliori al mondo e ha avuto un'ottima esperienza europea. Come vice punterei a Mirante della Roma che sì avrà 38 anni ma spesso ha fornito buone prestazioni quando è stato chiamato in causa. Farebbe il panchinaro e prenderebbe pochissimo. Quindi riassumendo, 5 acquisti: uno in attacco, uno a centrocampo, uno sulla fascia a sinistra e due in porta, difesa centrale. Chiellini giocherà una partita su 3, stessa cosa di Miral, in uscita tra l'altro. Io fossi la Juve lo ma il costante problema di infortuni crea problemi. Pare che Spalletti lo voglia al Napoli e sarebbe un acquisto vincente, secondo me. Abbiamo parlato del centrocampo, dell'attacco e della fascia sinistra della difesa. Io fossi la Juventus, venderei Bonucci, che non è bravo a marcare e ne fa 34. La Juventus farebbe bene a vendere Bonucci, e acquistare Jérôme Boateng del Bayern Monaco a parametro zero. Al Bayern, dal 2011, ha vinto due triplette e la Coppa del Mondo nel 2014, solo per citare tre risultati. Il calciatore è uno dei migliori al mondo e ritroverebbe così anche il suo ex compagno di squadra Javi Martinez. Come alternative, inoltre, direi Izzo del Torino, che sono anni che sta giocando bene e vorrà fare il salto di qualità. Mancini della Roma ha disputato una buona stagione e anche abbastanza prolifica, come ci aveva già abituato all'Atalanta. Romero costerebbe molto riportarlo dall'Atalanta. Anche Culibali e Manolas non costano proprio poco e hanno avuto diversi problemi di infortuni. Romagnoli è un mediocre. Bastoni si è dichiarato interista e sta rinnovando. Sergio Ramos, se dovesse arrivare, percepirebbe uno stipendio troppo elevato e difficilmente vorrà ridurselo. Per cui, ci risulta difficile, possa approdare a Torino. Ora vi elenchiamo la nostra rosa titolare con tre riserve per ruolo: quindi, non tutte. Modulo 4:33, come avevamo detto. Portieri: Donna Mirante. Difesa: Quadrado, Jérôme Boteng, Delict e Marcelo. Riserve Chiellini, Dragusin e Danilo, centrocampo McKenny, Javi Martinez Fagioli, riserve Rabio Arthur e Ramsey, in attacco Chiesa, Kane di riserve Dagraca, Kuluseschi e Bernardeschi. Bene, il video è terminato, fateci sapere voi cosa ne pensate e qual è la vostra Juventus ideale, noi ci vediamo in un prossimo video, ciao a tutti!